Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qui pronti per cominciare il nostro live trading di oggi, che è mercoledì 17 febbraio del 2016. Ecco, io ho comprato adesso un contratto a 17.130. È già sceso a 17.130. Stavo commentando grafico daily, però ho anche visto che si stava avvicinando molto al massimo della giornata precedente, il massimo intraday, e quindi ho anticipato un po' il segnale. Comunque la situazione è questa: è un inside bar che sta tentando di rompere al rialzo il massimo della giornata precedente, quindi è un segnale operativo. Dicevo, non mi meraviglierei che oggi la giornata fosse positiva, lo è già abbondantemente, ma che potesse estendere ulteriormente anche i guadagni. Il DAX è positivo, tutti gli indicatori sono positivi e quindi sono, diciamo, abbastanza ottimista, anche se poi vediamo nel gestire la posizione come si manifesterà. Al momento sono, ripeto, long a 17.130 e quindi vediamo come si realizza. Abbiamo superato il rialzo, ripeto, il massimo della giornata precedente, e quindi che anche poi oltretutto era anche, insomma, stiamo andando a rialzo sui massimi intraday. Abbiamo un trend rialzista in questa prima parte della giornata, trend super trend a rialzo. Sì, è vero, siamo al di sopra anche del livello più estremo del view up, ma sappiamo che, su questo, quindi in un eccesso di mercato rialzista, volendo, ma sappiamo anche che quando avviene, ed avviene soprattutto all'inizio giornata, può anche rimanerci 4-5 candele, e quindi anche 15 minuti, quindi se questi 15 minuti riusciamo ad andare anche sopra il 17.150, per noi va assolutamente bene. Io mi sono messo 160 in vendita, non mi fido molto di questa situazione, non vedo la difficoltà del mercato salire. Ecco, mi ha eseguito adesso, quindi sono uscito dalla posizione, non mi convinceva troppo, troppo, troppo lenta qui. Adesso magari va dove va all'infinito, però l'ho visto un po' troppo lento nello salire, nel movimento esplosivo, e quindi ho preferito chiudere, e quindi ho fatto solo da 130 a 160, 30 punti, sono 150 euro questa prima operazione di giornata. Io sono entrato long e short, scusate, sono entrato short adesso a 280, come avete sentito dalla piattaforma. Sono short perché ritengo che questo possa essere oggettivamente un massimo, e uno spike rialzista forse un po' eccessivo, che richiede un po' di momento di ritracciamento. Non che debba scendere subito immediatamente in modo forte, però insomma, un ritracciamento credo ci possa stare. Una candela rossa, insomma, mi auguro di vederla.
tutti gli indicatori ovviamente sono positivi, ma questa è un'operazione che ha, la mia, è un'operazione che ha esclusivamente una valenza contraria, mordi e fuggi molto veloce, per cui con l'ottica di andare a cogliere l'eventuale candela rossa che solitamente dovrebbe formarsi dopo un rialzo così importante e così veloce che c'è stato. Ecco. Ecco, io ho venduto adesso un altro, non so se hai sentito, ho venduto adesso un altro contratto a 3,30 e quindi ho accumulato, distribuito, accumulato short, ho distribuito un altro contratto short 3,30 e quindi adesso ho due contratti. Due contratti FIB ad un prezzo di carico di 305, il primo era 280, questo è 330, quindi ho due contratti short a 305, posizione leggermente più pesante, ma a livello di prezzi molto più vicino alle quotazioni attuali e soprattutto anche molto più vicino al Parabolic SAR o all'eventuale auspicabile ritorno dei prezzi verso la trend line ascendente. Ecco, ho chiuso adesso a 2,90. Ho chiuso adesso a 2,90 i miei due contratti. Erano a 305, quindi ho fatto 15 punti. In realtà sono 30 punti perché erano due contratti, 15 punti ciascuno, quindi 30 punti. Ho fatto altri 100. 50 euro con la chiusura di questa posizione.